Buonasera a tutti, questo è uno dei tanti dibattiti con cui caratterizziamo la nostra festa, dibattiti partecipati che hanno interessato tanti compagni. Questa sera è dedicato, è un dibattito forse tra i più impegnativi per certi versi, è dedicato alla Costituzione resistenza, Costituzione democratica, da dove ricominciare. Alla mia destra, per l'Ampi, il compagno Loris Abbiati, alla mia sinistra, il responsabile dell'archivio di Casa della Memoria, il compagno Pippo Iannacci. È doveroso, in questa fase storica, riuscire a capire dove siamo, particolarmente rispetto alle strutture democratiche a cui noi partecipiamo e che vediamo sgretolarsi in tanti punti, in tante parti fondamentali della nostra Costituzione, e capire da dove siamo partiti, come siamo partiti, cosa è successo nel frattempo dopo questa partenza gloriosa, e magari fare un ragionamento anche insieme con degli interrogativi che possono venire anche dal pubblico. Loris, com'è che siamo partiti per questo viaggio che ci ha portati ad avere una Costituzione tra le più apprezzate a livello mondiale? Tante Costituzioni dei paesi che sono diventati democratici dopo di noi hanno preso come riferimento esplicito la Costituzione italiana. Com'è che questa Costituzione italiana è arrivata a questo risultato? Da dove siamo partiti? Innanzitutto una precisazione, io sono un compagno dell'Ampi, ma non sono qua a nome dell'Ampi, parlo a titolo personale. Vi prego di scusare questa voce perché è partita anche lei. Il titolo, così come è formulato come ordine del giorno, manca di una parola, che è quella che riguarda l'antifascismo. Io ci tengo a sottolineare questo aspetto, non tanto per la mancanza, cose che succedono quando si stampano i documenti, ma per il fatto che all'origine di tante cose, come sono successe nella prima metà del secolo scorso, una di quelle fondamentali è stata quella dell'antifascismo. E mi pare giusto ricordarla oggi, in un momento in cui c'è forte la tendenza di dire scordiamoci il passato, vogliamoci tutti bene e andiamo avanti. Per dove? No, per andare avanti sulla strada giusta bisogna che ci ricordiamo prima di tutto del passato, un passato che ha visto il paese drammaticamente gestito, barbaramente gestito dal fascismo, che si è affermato e poi è venuto avanti, che ha colpito duramente. In questi giorni, fra l'altro, in televisione abbiamo visto e stiamo vedendo alcuni programmi che parlano del ventennio fascista, dove si vede Mussolini con tutto il suo seguito, dove si vedono le piazze piene, ma guarda caso non si parla di c'era qualcos'altro lì pieno, non solo le piazze. Intanto gli italiani non erano tutti in quelle piazze, intanto c'era pieno anche le carceri, c'era pieno le isole di confine, ma di questo guarda caso si è persa la memoria. E noi è da lì che dobbiamo partire, anche perché in quella fase è stato un momento nel quale fare politica non era molto, molto elegante, diciamo così. Era un sacrificio, era un impegno per tutti. Oggi le cose sono un po' cambiate, ma lasciamo stare. Fare l'antifascismo allora voleva dire affrontare la galera, affrontare anni di carcere. Io questa sera, per mia colpa, sono arrivato fuori tempo, in quanto ho sbagliato data. Ma mi ero preparato una documentazione, un pacco di volumi, che sono quelli pubblicati appunto dall'AMPIA, la Selezione Nazionale per Seguitari Politici Antifascisti, nei quali sono elencati 44.000 nomi dei condannati dei tribunali fascisti per il loro antifascismo, per la loro milizia. Erano una parte di quelli che hanno preso, ma gli altri poi sono riusciti a farcela. Ora, questa documentazione serve a dimostrare che non è vero che l'Italia era tutta fascista. Sì, c'è stata l'Italia fascista, ci mancherebbe altro, ma c'è stata un'Italia che ha avuto la sua continuità nell'antifascismo, tant'è vero che secondo me
c'è un filo che ci guida nel secolo scorso, dagli inizi fino al 25 aprile, è un filo che ci racconta, che ci accompagna dall'antifascismo alla resistenza alla Costituzione. È per questo che sarebbe stato importante per me avere questi libri a disposizione, per dimostrare come non solo ci sono stati gli uomini dell'antifascismo che hanno dato dignità all'Italia, che hanno riscattato l'Italia, che hanno consentito a chi è andato a rappresentare l'Italia al tavolo della pace di parlare non come potenza fascista, ma come paese che aveva rivendicato la sua dignità proprio nell'antifascismo, e purtroppo non sono in grado di documentarvela. Detto questo, credo che la cosa che mi sorviene di quel che avrei, degli appunti che ho fatto, sono i nomi di coloro che hanno gestito, che hanno rappresentato l'antifascismo in Italia. E sono gli stessi nomi che troviamo in chi ha condotto diretto per gli anni della Resistenza, non solo quelli. La Resistenza ha avuto tre momenti di organizzazione a partire dal 25 luglio, l'8 settembre in avanti. Sono stati i movimenti spontanei, diciamo così, dei militari che sono ribellati come giù dall'isola di... no, giù, quelli che erano facili a Cefalonia, dove i militari stessi hanno rifiutato di seguire e hanno perso la vita tutti in quel momento lì. Ci sono stati i militari che nella zona delle Langhe, al confine con la Francia, per non passare sotto il dominio fascista, per non passare sotto il dominio delle SS, sono passati armi e bagagli con tutti i loro battaglioni dalla guerra, dal militare alla resistenza. Ci sono stati quelli che sono organizzati attraverso il mondo cattolico, che ha dato poi origine alle Fiamme Verdi, una grossa componente della resistenza. Ci sono stati quelli organizzati dalle forze di sinistra, che ha dato vita alle Brigate Garibaldi, alle Brigate Matteotti. Ma in tutto questo abbiamo avuto quello che io avrei voluto documentare e dimostrarvi, è questo, che anche nella resistenza c'è stato sicuramente il momento importante della ribellione, il momento importante della lotta armata contro, ma c'è stato il momento della lotta politica, dell'impegno politico. È da lì che la resistenza è nata, non come l'assemblamento di una quantità di bande che volevano combattere, ma come una forza politica organizzata, sia pure con sfaccettature diverse, sia pure a volte con degli inconvenienti, con degli scontri allo stesso interno, ma comunque il fondamento era la scelta politica che ha portato alla formazione di questo patrimonio di lotta, che sono state le brigate partigiane di ogni colore, di ogni aspetto politico, eccetera. Non a caso, quando poi siamo passati dalla resistenza alla liberazione, cosa abbiamo trovato? A costruire la Costituzione della Repubblica Italiana. Abbiamo trovato gli uomini che c'erano nell'antifascismo, nella resistenza e tanti altri, ovviamente. Questo per dire che questa linea che ci porta in questo passaggio antifascismo, resistenza, Costituzione, è una linea che non si può abbandonarla. Oggi purtroppo si cerca di negarla e soprattutto si cerca di dimenticarla. Ora, quando si parla di ricostituire, intanto attenti, parlare oggi di ricostituire il PCI è una cosa un po' grossa, è un impegno un po', una cosa un po' impegnativa, il solo fatto di enunciarla. So che c'è in programma una specie di costituente delle forze che si richiamano alla Rifondazione, dei Liberi Comunisti Italiani ed altre forze, anche forze al di fuori dei vecchi partiti. Si va verso una Costituzione per creare le condizioni per creare un nuovo soggetto politico, che sia il vecchio Partito Comunista, non lo so, ho i miei dubbi, anche perché, prego, sicuramente no, dice Lamberto. E difatti non sarebbe neanche facile farlo, sarebbe troppo comodo. Stavo per dire? Ecco, andiamo verso con questa costituente. A questo proposito però dovrei aggiungere anche un'altra cosa. Noi, ponendoci questo obiettivo, non possiamo fare a meno di fare un'analisi nella quale ci troviamo in questo momento e quali ne sono le cause. È una situazione abbastanza drammatica. Se pensiamo che abbiamo la metà degli italiani che non vanno a votare, se ricordiamo che quella massa di italiani che si accontentano di votare un comico perché non sanno dove andare a parare, quella massa di italiani soprattutto del nord, della cosiddetta Padania, che sono affidati nelle mani di... come si chiama? Segretario? Di Salvini.
sappiamo tutti cosa vuol dire. Ora, affrontare la ricostituzione di una forza di rinnovamento, di cambiamento, di costruzione di una realtà nuova in questa realtà richiede prima di tutto un'analisi di questa stessa realtà, come ci siamo arrivati, perché ci siamo arrivati, cosa deve cambiare e quali sono le forze alle quali possiamo rivolgerci per guardare verso il futuro. C'è una cosa che mi preoccupa, che ho sentito, quando si parla, oggi abbiamo un partito di maggioranza al governo che sappiamo quello che è, non è certo il mio partito, non è quello di molti di voi, però in quel partito ci sono migliaia, centinaia di migliaia di compagni, di lavoratori, di cittadini con i quali per anni e per vent'anni abbiamo combattuto lotte fianco a fianco, quindi non possiamo partire dal presupposto che quelli sono i nostri nemici, quelli sono schierati su una posizione che noi non condividiamo, cercheremo di cambiare, eserciteremo tutti i confronti necessari, ma se partiamo dal presupposto che sono dei nostri nemici, credo che abbiamo poca strada da fare e io credo che questo sia giusto, così come è giusto, come non è giusto, penso, fare degli esempi che sono assolutamente fuori luogo, quando si parla di personaggi colpevoli della situazione italiana e si annuncia fra questi Giorgio Napolitano. Ma io non dimentico che Giorgio Napolitano è stato per sempre la destra all'interno del Partito Comunista. Aveva posizioni che non erano condivise dalla maggioranza, ma non è mai stato trattato, non è mai stato buttato fuori. Quindi non facciamo esempi di questo genere che ci allontanano dalla realtà che vogliamo cambiare. Vogliamo cambiarla tenendo conto che da soli, se ci coltiviamo ognuno il nostro asticello, credo che dovremmo guardare molto, molto avanti nei secoli per pensare di essere arrivati a un cambiamento. Per cui ricordiamoci il passato. A questo proposito vorrei cogliere l'occasione per fare un esempio di cosa vuol dire non dimenticare il passato. Un esempio per dire come ci sia una forma subdola di portare avanti, non dico l'ideologia fascista in quanto tale, quella dei Manganelli o altro, ma qualcosa che gli assomiglia molto da vicino. Abbiamo il caso tipico qua a Brescia, vi faccio l'esempio rapidamente, poi passo la parola, prima la riprenderemo. L'esempio è quello che abbiamo avuto, noi abbiamo una struttura che è un gioiello, l'occhiello di Brescia in quanto a cultura, che è in Santa Giulia. Ebbene, sono passate delle cose a Santa Giulia che sono inaccettabili. Io non ho, lasciato a casa gli stracci, porca miseria, ma comunque qualche anno fa, 3 o 4 anni fa, è apparso a Santa Giulia un'opera d'arte che era intestata a un tale Romano Mussolini, vabbè, Romano Mussolini era quello che era, ma era fatta bene la testa, dico, per cui l'hanno messa lì. 2 anni fa è apparsa un'altra cosa, è apparso il busto di Benito Mussolini, un bel busto di 60-70 centimetri di altezza, un più di mezzo metro, esposto a Santa Giulia, dove si parlava dell'opera d'arte di Benito Mussolini, eccetera, eccetera. L'ANPI è intervenuto con le fiamme verdi contro questa situazione e difatti il comune, allora c'era la giunta Paroli, ha detto non vi preoccupate, mettiamo le cose a posto e mettiamo qualche cosa che specifica la caratteristica di perché c'è lì quel bronzo. E hanno messo fuori un cartelletto grande così, vicino a questo bronzo che portava via uno spazio enorme, c'era tutta la chiacchierata sull'opera d'arte, sull'autore e compagnia bella, punto a capo. E in tutto questo a prescindere dal giudizio che la storia ha dato del personaggio. Per cui mettiamo all'interno del più importante centro della cultura vesciana, come la statua del bronzo di Mussolini, facendogli la chiacchierata sulla cosiddetta opera d'arte e concludendo dicendo, c'è scritto, ce l'avevo a casa, un foglio non ve l'ho portato, il tutto a prescindere dal giudizio che la storia ha dato del personaggio. Ma si può, esponendo un bronzo di quel tipo, si può dire sì, è una bella opera fatta bene, quindi non teniamo conto di cosa è stato nella storia, cosa ha voluto dire nella storia. Nella storia d'Italia Mussolini ha voluto dire solo che lì c'era un bel pezzo di bronzo, una bella fusione di bronzo, questa è una cosa inaccettabile. Tanto più che la cosa non finisce lì, perché fino all'anno scorso, piano piano, bello bello, nel mettere a posto la Piazza della Vittoria, è spuntato il basamento per un'altra opera del regime, molto importante, molto molto. Non è la storia del bigio e della statua, anche quella, chi piace, chi no, a me non piace, non chiedo a molti altri. Ma cosa rappresenta quella storia? Lì c'è stato qualcosa di intollerabile. Intollerabile perché si è voluto passare, si è cercato di far passare il discorso non da ciò che rappresenta quell'immagine,
ma di ciò che è per la piazza, per l'arredo culturale della piazza. Ma è quello che conta. È l'arredo culturale mettere il simbolo dell'era fascista in Piazza della Loggia, a quattro passi la piazza della Vittoria, a quattro passi la Piazza della Loggia. Dico, non ha senso, non possiamo accettarlo. Purtroppo in questa vicenda, io ho seguito, non so quanti l'hanno seguito sui giornali, la polemica. Ecco, la cosa è cominciata che c'erano i pro e c'erano i contro. I pro erano quelli dell'opera d'arte, i contro erano quelli del simbolo dell'era fascista. Ma poi piano piano la gente ha cominciato a stufarsi e a dire vabbè, piantatelo lì, mettetelo lì, non se ne parla più, cosa ci interessa. Non è possibile, non è accettabile, tanto più che il simbolo dell'era fascista, a parte che se riguardasse anche solo la città di Brescia, ce n'è abbastanza in avanza, ma che il simbolo rappresenta la presidenza di Brescia, la medaglia d'argento attribuita a Brescia come per la partecipazione alla resistenza, è partecipata alle posizioni del Bresciano, convince le valli, coinvolge la Valle Trompia, la D'Avello, il Mortirolo, Cevo. Tutte le realtà che hanno combattuto, vissuto e pagato la resistenza ce le troviamo in Piazza della Vittoria, perché è un'opera d'arte, ma è stata messa lì come opera d'arte o è stata messa lì per rappresentare il regime? Chi l'ha battezzata opera del regime fascista? Non noi, non altri, Mussolini, quando è venuto ad inaugurarla. Ora io credo che questa battaglia non sia ancora persa, in questo momento abbiamo fortunatamente, e poi una piccola precisazione, chi ha proposto il ripristino di quella statua in Piazza della Loggia, in Vittoria? Chi sono state le forze che l'hanno proposto? Non sono state certo le forze democratiche, anche se pure al nostro interno qualche sbandata c'è stata, ma non è importante. L'importante è che la cosa non vada a buon fine e che Brescia non abbia come simbolo di riconoscimento il simbolo dell'era fascista. Questa è una battaglia che deve essere portata avanti e non è finita, guardate. Non è finita perché c'è chi vuole ancora farlo. Noi oggi ci affidiamo e facciamo bene a farlo alla volontà del sindaco che ha affermato fin dalla campagna elettorale che non sarebbe mai venuta lì. Però non dimentichiamoci che ci sono altre forze che vogliono riportarla. Non dobbiamo smettere, noi purtroppo il tutto l'abbiamo affidato soltanto all'Ampia e alle Fiamme Verdi come direzione provinciale che hanno fatto la loro battaglia giusta per impedire. E io credo che, visto che questa battaglia è stata fatta alla vigilia delle elezioni, un contributo per vincere le elezioni la darà anche la battaglia che ha fatto l'Ampia e le Fiamme Verdi in questa direzione. Non dobbiamo pensare che sia finita, non dobbiamo smobilitare, non dobbiamo dimenticare il passato, non dobbiamo accettare lo stornello, cioè scordiamo ciò passato. Il passato, perché non si ripresenti, deve essere ricordato o ieri, oggi e domani. E se io mi scuso, ma sto finendo di avere la voce per parlare. Grazie Loris, questa, come dire, testimonianza sofferta di una resistenza vissuta e di un periodo che ha portato alla costituzione della democrazia italiana e di una verificare come questo periodo possa piano piano passare in secondo ordine attraverso degli elementi di analisi che sono quelli più visibili magari alle persone, come quello delle opere d'arte. Io tra l'altro questa cosa del busto di Mussolini in Santa Giulia neanche la sapevo. E questo per dire quanto poco se ne siano accorti i cittadini, deve essere, secondo me, passa attraverso uno dei dati che ha citato Loris: il 50% delle persone non va a votare. Questa mancata partecipazione popolare al voto è anche una mancata partecipazione alla democrazia, è qualcosa che testimonia di una mutazione della democrazia italiana in un meccanismo tipico di alcune democrazie, diciamo, liberali al mondo, in cui conta soltanto la costruzione del consenso piuttosto che la costruzione della partecipazione, in cui la partecipazione si costruisce quando a tutte le classi sociali viene affidato un ruolo. Se c'è qualcuno che ha, se sono degli interi strati sociali, delle intere classi che vengono deprivate di una funzione all'interno della nostra collettività, della nostra comunità, poi al voto ci vanno a votare soltanto, come nelle società per azioni, quelli che hanno dei particolari interessi. Tutto questo percorso dalla resistenza alla Costituzione a oggi è un percorso che però non è stato, come dire, questo cambiamento non è avvenuto di colpo.
ci sono stati dei passaggi precisi, ci sono stati dei momenti in cui l'afflato costituzionale sembrava potersi realizzare in una statualità nuova e in una partecipazione collettiva che desse un segno definitivamente diverso verso il futuro. Questo passaggio, gli anni 70, sono stati un insieme di esperienze collettive esaltanti e esperienze collettive drammatiche, perché questo passaggio non è stato accettato. Quindi noi abbiamo qua con noi anche Pippo Iannacci, che è dell'archivio della Casa della Memoria e che studia da sempre, impegnato nelle fasi nascoste, quelle che stanno dietro le quinte, che hanno portato a contrastare il grande movimento popolare degli anni 70, quello che aveva portato, per intenderci, allo Statuto dei Lavoratori e alla costituzione di una democrazia moderna. Oggi lo Statuto dei Lavoratori praticamente non esiste più. Quali sono stati i passaggi non politici, ma parapolitici o prepolitici o militari che hanno determinato e che hanno rappresentato questa messa in crisi dell'evoluzione armonica della Costituzione verso i suoi enunciati più profondi? L'argomento, o meglio, gli argomenti sarebbero veramente tanti. Parto da un ragionamento di base perché riguarda l'oggi ed è un ragionamento che è restato costante nel corso degli anni e dei decenni, che è il problema del consenso di massa. Sul consenso di massa ovviamente si sono esercitate nei confronti di per conquistare il consenso di massa le arti più subdole, le arti più violente, le arti più occulte. Raccontare la storia di un paese, la storia di un popolo attraverso gli intrighi e le trame, sì, può essere affascinante, ormai appartiene al poliziesco, appartiene alle rappresentazioni seriali, le hanno già fatte negli Stati Uniti le soap opera su queste cose. Il problema è riuscire a collegare e a capire come questo mondo sotterraneo, che continua a muoversi in forme sempre più penetranti, spesso anche violente, perché quando ovviamente viene toccato questo sistema, il sistema reagisce, lo testimoniano in termini tra virgolette più recenti le stragi del 92-93 di mafia, che in realtà erano a loro volta delle stragi gestite da un sistema di apparati che era collegato con i sistemi criminali, e quindi è chiaro che la gestione del consenso è una degli elementi di tramite tra questa organizzazione militare illegale e la politica, ovvero chi mira ad ottenere dei risultati. Oggi esiste una situazione di disaffezione elettorale perché questa è stata costruita negli anni e le risposte di massa che sono avvenute in alcuni periodi del nostro paese si sono progressivamente affievolite, anche perché i livelli di analisi, i livelli di discussione, i livelli di confronto su queste vicende, e con Lamberto ne abbiamo parlato parecchie volte, sono ormai limitate a situazioni molto sporadiche e a situazioni particolari. Io di solito, quando faccio tutte le mie chiacchierate con gli amici, dico: beh, poi alla fine ci troveremo in 10 ad un tavolo, 5 che hanno fatto le stragi e 5 che le hanno studiate, e saremo gli unici interessati a che cosa è effettivamente successo. Quindi la gestione del consenso è avvenuta per molti anni nel nostro paese attraverso l'azione psicologica, che era una definizione militare e voleva dire l'utilizzo di qualsiasi metodo violento
per creare delle situazioni di debolezza psicologica e quindi di consenso nei confronti di chi si rappresentava come colui che poteva risolvere i problemi del paese. In parte la storia degli anni 70, ovvero la storia delle stragi degli anni 70, è proprio legata a questo principio. La strage di Brescia avviene il 28 maggio del 1974, avviene a distanza di una ventina di giorni, dalla meno di 20 giorni, dal referendum sul divorzio, in cui il paese si rappresentò la volontà di cambiamento anche sul piano di una serie di principi di carattere personale, rapporti familiari, cose che apparentemente non appartenevano ai grandi sistemi economici, politici, eccetera. E la reazione fu quella di creare un clima tale per cui si sarebbero dovuti chiedere anche da parte di forze democratiche l'intervento delle forze militari. Perché la storia della strage di Brescia è una storia che in realtà comincia ovviamente molto prima, ma chiamiamolo così tecnicamente, comincia quando da Milano parte il Land Rover con Giancarlo Esposti, Dintino, Danieletti, per andare ad appostarsi in Abruzzo in attesa degli eventi. È lì che Ordine Nuovo programma grandi attentati nell'Italia settentrionale, eccetera, eccetera. Ora, questo percorso che ha tragicamente portato alla strage avrebbe dovuto avere una sua conclusione in un attentato del 2 di giugno alla parata. Poi che venisse colpito il presidente o meno non era importante, ma è chiaro che un paese dove avvenivano ripetutamente fatti di violenza inaudita, venivano attaccate le forze democratiche nelle loro forme di rappresentazione più normale, più naturale, più pacifica, a quel punto avrebbe chiesto un intervento forte da parte di un governo che doveva rappresentare la sua forza. Il piano saltò perché negli Stati Uniti ci fu l'impeachment, c'era in ballo l'impeachment di Nixon, perché i democristiani non erano tutti ovviamente schierati su una linea golpista, perché un'altra serie di motivazioni che lasciamo a questo punto agli storici, eccetera, valutare. Però il ragionamento che voglio fare io è proprio quello che parte dalla resistenza, ovvero che parte dallo schieramento di una serie di forze democratiche antifasciste, e qui la parola d'ordine dell'antifascismo è un elemento che nel corso degli anni progressivamente è stato fatto scomparire, non è stato più oggetto di ragionamenti. L'antifascismo non era soltanto fare la guerra al fascista, l'antifascismo era il fondamento di un sistema di democrazia, era la difesa dalla dittatura e dalla imposizione violenta di regole da parte di gruppi minoritari sulla maggioranza. E abbiamo una serie di episodi che ci segnano nel corso della vita del nostro paese, della Repubblica, come Portella della Ginestra. Portella della Ginestra è la madre delle stragi. È un'operazione militare e politica che viene condotta in una situazione molto particolare, la vittoria del Partito Comunista, o meglio del Fronte Popolare, PCPSI, che raggiunge più del 30% nelle elezioni amministrative, che terrorizza gli americani e gli alleati. Li terrorizza a tal punto che il messaggio che devono dare all'Unione Sovietica, al Partito Comunista, è un messaggio forte ed è un messaggio di violenza. Qui voglio ricordare che c'è stato un regista che ha fatto un film, Segreti di Stato, dedicato a Portella della Ginestra, che era la lettura diversa da quella di Rosi
in Il bandito Giuliano. Quella di Rosi, fatta a metà degli anni 60, aveva dietro di sé sostanzialmente una pressione da parte del PC perché nascesse la commissione antimafia e fu anche in parte concordata con, diciamo, i democristiani, per cui un gruppo di banditi, dietro i servizi segreti, dietro gli americani, dietro tutto quello che volete, decide di andare a sparare ad una manifestazione antifascista. La storia e i documenti di dopo ci hanno spiegato che il gruppo dei banditi che sono andati a sparare, peraltro ammazzati tutti nel corso degli anni successivi, scomparsi tutti fisicamente, era stata un'operazione concordata, e qui ricorda tutto il terreno delle stragi così come sta emergendo ed emerso nelle inchieste, affiancati da un gruppo di soggetti della decima MAS con armamento inglese che spararono con l'intenzione di uccidere, ed uccisero. Il messaggio era chiaro, l'onorevole Ricausi, che stava arrivando alla manifestazione, fu dirottato, fu allontanato prima ancora che scoppiasse il casino, e il messaggio era chiaro: l'Italia appartiene al blocco occidentale, qui non può esistere un paese terzaforzista, non può esistere un paese in cui la democrazia si esercita in base alle scelte elettorali della sua popolazione. La storia di questo equilibrio precario e continuo, perché il paese spingeva in funzione democratica e spingeva proprio perché la Repubblica è nata dalla lotta antifascista e ha avuto una Costituzione le cui basi erano di una solidità democratica, e la costruzione, l'architettura costituzionale era costruita per essere una fortezza nei confronti, e non erano le disposizioni transitorie sulla ricostituzione del disciolto partito fascista, era proprio l'organizzazione dello Stato che era nata per tutelare dalla dittatura e dall'imposizione violenta le strutture democratiche e la democrazia. E qui negli anni, metà anni 60, Randolfo Pacciardi, già ministro della difesa della Repubblica, fonda un movimento che è quello della Nuova Repubblica, nelle file del quale arrivano tutta una serie di personaggi, perché si presentano anche alle elezioni, che compariranno tutti regolarmente nelle liste dei golpisti, del golpe borghese, e nelle liste dell'eversione. Cioè tutti i soggetti che condividevano il principio che era la Costituzione che doveva essere demolita. Qualche anno dopo Gianfranco Miglio fonda una collana editoriale che si chiamano Arcane Imperi, in cui chiama una serie di costituzionalisti, qualcheduno anche di sinistra, per discutere come può essere rivista la Costituzione. E qualche anno dopo Giorgio Pisanò fonda il movimento Seconda Repubblica. Questa storia, questa menata della Seconda Repubblica è una cosa che, tra virgolette, ci ha perseguitato per anni, fino ad arrivare a cavallo del 92-93 stragi di mafia servizi rivendicate da Falange Armata. Adesso la Falange Armata ci hanno detto che erano i servizi, quindi i servizi rivendicavano le stragi di mafia, processi di Milano di Mani Pulite, ribaltamento, è nata la Seconda Repubblica, ma nessuno aveva avuto ancora il coraggio di mettere mano nella struttura costituzionale. Questo è avvenuto progressivamente negli anni successivi, e adesso siamo arrivati che si scioglie, toglie il Senato, si cambia questo, si ribalta tutto. Questo percorso, quindi, dove siamo arrivati adesso, è costellato però purtroppo e tragicamente di stragi e di terrore. Nel 64, quando De Lorenzo
fece il famoso tintinnio di sciabole, consegni che tremava tutto, eccetera. Era unicamente perché, unicamente, c'è un'interpretazione che dice che siccome il Partito Socialista che entrava nel primo centrosinistra poneva come condizione che si realizzasse un pezzo della Costituzione che prevedeva le regioni. Gli americani questo lo vedevano come fumo negli occhi, perché avrebbe voluto dire, nella loro logica, che la Toscana, l'Emilia-Romagna, per non dire altre regioni, ma quelle sicuramente, spezzavano il paese in due e diventavano un enclave comunista. E questo, strategicamente, per il Dipartimento di Stato e per il sistema atlantico era totalmente inaccettabile. Fu detto in quella maniera, cioè facendo vedere che era possibile fare un colpo di Stato prendendo tutti i capi politici dei partiti di opposizione e portarli tutti in Sardegna, soltanto con i carabinieri, piano solo, che questo era già possibile e la realizzazione delle regioni avvenne nel 70. Esattamente a cavallo di quegli anni in cui cominciò il periodo delle stragi, 69 Piazza Fontana, 74 Brescia e Italicus. Quindi questo percorso di sangue voluto all'interno di ambienti politici e di ambienti militari italiani ed atlantici ha avuto comunque un contrasto fortissimo da parte delle forze democratiche, perché io che appunto tra virgolette mi diletto di tutte le dietrologie della terra, devo dire che tutti questi splendidi o tragici, tremendi giochini poi si devono confrontare con le masse, ovvero si devono confrontare con il tipo di reazione, con la reazione che c'è. Nel 74 la reazione fu democratica, composta, sicuramente non una reazione da guerra civile, non da scontro o bagno di sangue, quale volevano non solo i gruppi ordinovisti, ma tutto ciò che stava dietro questi gruppi paramilitari neonazisti. E quel tipo di risposta ha condizionato anche tutte le valutazioni politiche e secondo me è quello che dovrebbe anche oggi condizionare le nostre valutazioni politiche, perché gli strumenti adottati oggi nel sistema di comunicazione e di acquisizione del consenso sono le banalità che diciamo sempre, ma sono la verità, cioè i mezzi di comunicazione gestiti da un uomo della P2 che ha ragionato nei termini di uno che ha approfittato e approfittato ormai di una situazione per gestire il sistema di azione psicologica nei confronti di grandi masse di cittadini, i quali ovviamente oggi vivono una situazione di grande disorientamento. Io la faccio un attimo più lunga perché voglio anche dire una cosa che è una cosa che riguarda noi, e cioè che questo processo che è durato 41 anni e che nell'ultima fase è durato quasi 20 anni, cioè ragazzi, un processo che dura 20 anni, cioè il ventennio fascista, ricordiamo, questo, cioè è un processo che è durato 20 anni, alla fine comunque dei prodotti, dei risultati li ha dati, e abbiamo 5 responsabili, cioè 5 persone che giudiziariamente, adesso vediamo la Cassazione, 3 sono ormai segnate dal punto di vista giudiziario, sono responsabili di questo atto di sangue. E noi abbiamo lì esattamente la radiografia di quello che ho detto fino adesso, di quello delle nostre analisi. Poi uno dice, cazzo, ci voleva tanto, lo urlavamo in piazza, sì, ma quella era una posizione politica, un'opinione. Questi sono fatti accertati. Quindi abbiamo Ermanno Buzzi,
che al di là di qualsiasi ragionamento sui depistaggi eccetera ha partecipato alla strage. Vigilio, ordinovista veneto, che ha confezionato la bomba, l'artificiere del gruppo, perché ha confezionato anche una delle bombe del dicembre del 1969, perché il 12 dicembre 1969 noi ricordiamo la bomba della Banca dell'Agricoltura, ma le bombe allora negli anni 60 le mettevano a grappolo, quindi a Milano c'erano tre bombe, a Roma c'erano tre bombe, e tre bombe erano a Milano e tre bombe erano a Roma, perché l'uomo che doveva essere il responsabile della strage si chiamava Pietro Valpreda e viveva a Roma e a Milano, e quindi erano tre e tre, quindi Vigilio confezionatore della bomba, Marcello Soffiati uno dei trasportatori della bomba fino almeno a Verona, e adesso la condanna riguarda Maggi, che è il capo del gruppo ordinovista a cui apparteneva Vigilio e a cui appartenevano Tramonte, gli uomini che hanno compiuto quelle stragi, e Maurizio Tramonte che è il SID, che è il Servizio di Informazioni e Difesa, che è l'apparato dello Stato che utilizza l'informatore ma che è anche presente ai fatti. A Brescia è venuto a testimoniare, Maurizio Tramonte era la fonte Tritone, è venuto a testimoniare la fonte Turco, diciamo una sorta di gemello di Tramonte, più anziano, che si chiamava Casalini, che si chiama Casalini. Questo Casalini era nel gruppo di Frede Ventura ed è venuto a Brescia a dire tranquillamente che lui nell'aprile del 69 ha messo una delle bombe dell'aprile del 69 del gruppo di Frede Ventura, che ovviamente carburava per la strage del dicembre del 69, così come i nostri hanno carburato per mesi in città mettendo le bombe alla coppa, la CISL, no? Facendone di tutti i colori. Quindi hai esattamente la radiografia di un gruppo composto da cosiddetti rivoluzionari di destra, che in realtà sapevano benissimo di lavorare per conto dei servizi e nei servizi segreti, perché Vigilio era lo zio Otto addirittura della CIA, poi la CIA è una cosa strana, comunque, e idem dicasi di Marcello Soffiati, pure agente dei servizi e della CIA, e poi hai l'infiltrato e poi hai l'esecutore o il basista in città. Allora questa storia secondo me diventa esemplare perché oggi è venuta fuori, ed è venuta fuori, io dico ovviamente per le indagini eccetera, ma anche perché si sono di nuovo scatenate delle altre guerre di generali che oggi hanno punto focale a Palermo, e il punto focale riguarda le stragi del 92-93, e abbiamo visto quale situazione strategica c'era a cavallo del 92-93 in Italia, e quindi poi Mani Pulite, e quindi poi il ribaltamento dell'intero sistema partitico, e quali erano le forze che stavano dietro quelle stragi che venivano rivendicate dalla Falange Armata, e oggi ci dicono la Falange Armata erano i nostri servizi di sicurezza, e che erano basate su una cosiddetta trattativa tra servizi di sicurezza e mafia e capi mafia. Il protagonista di questo sistema di comunicazione è un uomo che era presente nel SID, nel reparto D, cioè Mario Mori, nel 1974. Era lì, praticamente reclutato da Marzollo, un uomo che ne aveva tante alle spalle, comprese in Alto Adige, e che compare a Pian del Rascino qualche giorno dopo la sparatoria, si incontra con un latitante, tale Vecchiotti, la cui sorella era moglie di un generale
di pubblica sicurezza che aveva dato le mappe ai terroristi per raggiungere Pian del Rascino senza essere intercettati dalla polizia, Mezzina, lo incontra un paio di volte, dice che cerca Nardi, Nardi è già bene andato in Francia e poi in Spagna per conto CIA, nel cartellino Nardi è un gladiatore, quindi è reclutato come gladiatore e dismesso ad altro servizio, e come si presenta con questo Vecchiotti? Si presenta con una lettera dell'avvocato Ghiron che gli parla e dice a me, per me garantisce Gerli, cioè Gelli. Quindi noi nel 74 abbiamo un soggetto dei servizi segreti, ancora tenente, che si muove con Gelli, si muove con l'avvocato Ghiron, la trattativa, cioè il contatto con Ciancimino e l'apertura della trattativa con i capi mafia è aperta dall'avvocato Ghiron, lo stesso avvocato di allora. Allora c'è 40 anni in cui c'è un filo unico che ti fa vedere come quell'apparato clandestino di cui vi sto parlando, che è cosa diversa da tutto l'andamento politico, perché a questi poi si affidano, sono quelli a cui chiedono poi di fare determinate cose. Per cui a un certo punto oggi il discorso, cioè gli elementi di analisi su queste vicende sono abbastanza chiari. Il problema è che la chiarezza di queste situazioni, diciamo così, di questi meccanismi, non ha portato, perché non c'è più quel tipo di attenzione e quella voglia di analizzare le cose, e quella capacità anche di analizzarle ovviamente, che un po' di anni fa ci dava anche una forza politica e quindi un maggiore peso. Chiudo sull'attualità con un'altra di queste, chiamiamole chicche, Michael Ledin, socio di Francesco Pazienza di Gelli. Dire uomo della CIA è dire una sciocchezza, perché è al di sopra della CIA, cioè è uno dei soggetti pensanti della politica estera americana. In Italia è stato interdetto, cioè per una decina d'anni non ha potuto venire in Italia perché era implicato nei rapporti con Pazienza, con Gelli, che sono stati condannati per il depistaggio sulla strage di Bologna, perché la scansione dell'80 della strage di Bologna è determinante anche per capire un'altra serie di equilibri, eccetera, ma non stiamo qui a ragionarci sopra. Michael Ledin è stato allontanato, non poteva entrare in Italia perché era considerata persona indesiderabile. Michael Ledin è uno dei consiglieri di Renzi. Cioè abbiamo, come dire, una continuità di questo, chiamiamolo filo occulto, che, cioè raccontato così, capisco, è la soap opera, perché è un racconto, un romanzo, e io ho sempre ritenuto molto più romanzesco dei romanzi, perché la realtà è assolutamente inverosimile. Però questi elementi di fatto non sono oggetto né della discussione politica né delle valutazioni. E allora ritorno a noi. Cioè noi abbiamo avuto la condanna adesso di due soggetti che sancisce definitivamente che non è più soltanto sul piano politico o sul piano storico che una serie di avvenimenti sono stati marcati e segnati da una serie di soggetti e di organizzazioni, ma si sancisce fattualmente, cioè una serie di fatti sono stati accertati giudiziariamente. A questo punto è chiaro che, come dire, ci sarebbe dovuta essere una reazione, un'apertura almeno di una discussione, dire vabbè, ma questi soggetti allora hanno fatto così, non è che sono tutti morti, perché poi ciascuno degli ufficiali
di polizia o di servizi, si è costruito le sue strutture con quelli giovani, quelli l'hanno fatta davvero la politica di rinnovamento giovanile. In questi giorni nel sito dei servizi di sicurezza, ma solo che il capo dei capi dei servizi, il capo del DIS, ha detto leggete perché i servizi lì esprimono tutta la loro linea, tutta la loro filosofia di intervento. Beh, io ho fatto scorrere i capitoli, non c'è nulla che riguarda le decine e decine di scheletri negli armadi che hanno nei servizi, nulla che riguarda come dire, la storia del servizio e quello che si sta portando dietro. Non ce l'ho. E questo è fondamentale, perché ogni servizio, fosse anche quello dell'Albania, queste cose le sa. Quindi la debolezza del nostro servizio, se non è affiancato da un altro servizio, è palese. Caso Abu Omar. Per portare via una persona su un furgone, 20 del SISMI e 20 della CIA, accertati nomi e cognomi. Appena Spataro dice, vabbè cazzo, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, in Italia, a parte quelli del SISMI non erano capaci di portarselo via e quelli della CIA non erano capaci di portarselo via. Poi tutti americani quelli della CIA, non come Digilio, Soffiati, che erano gli americani, contatti italiani, eccetera. No, tutti americani, segreto di Stato, rinnovato ripetutamente da tutti i governi di destra e di sinistra. Pollari mette in piedi un servizio che, per ridere, voglio dire, insomma, per paradosso, si chiama open source, cioè vorrebbe dire un'attività che si svolge sulle fonti pubbliche, sulle fonti aperte. Si scopre che l'agente Betulla, cioè il giornalista Farina, a doppio servizio, quindi doppio stipendio, in realtà usa questo sistema di fonti per costruire dossier, calunniare le persone, ricattarle. Vi ricordate i dossier del SIFAR? Cioè noi ce li ricordiamo. Un grande scandalo, 60.000 fascicoli che riguardavano la vita personale, la vita particolare delle persone. Bruciamo falò dei 60.000 fascicoli, grandi scandali. In Italia, 50 anni dopo, si ritrovano i fascicoli e i governi di destra e di sinistra pongono il segreto di Stato. Dice no, quell'ufficio lì non deve essere indagato. Quello che svolgeva, l'attività che svolgeva quell'ufficio, non è materia di indagine da parte della giustizia. Cioè, queste sono cose che riguardano direttamente la democrazia, cioè sono vicende che dovrebbero aprire una discussione politica e in realtà non la aprono. E non la aprono anche perché per prime sono, diciamo così, le forze politiche che non hanno interesse, non hanno attenzione, non le ritengono interessanti, mentre io ritengo che proprio da dove siamo partiti, cioè un problema di consenso e di azione psicologica, quella che noi oggi chiamiamo le macchine del fango non si possono toccare perché sono coperte da segreto di Stato. Io ho già belle che inanellato dozzine di cose, ripeto, io mi rendo conto che tutte le volte che si affrontano questi temi si aprono le frontiere del romanzesco e quindi poi di... stasera io ho accettato l'invito di Lamberto perché quello che lui proponeva era poter fare un ragionamento politico su queste cose, quindi capire quella dinamica, ma non la dinamica delle mappe del generale che non ti faceva passare o ti faceva scavalcare i posti di blocco, sparava col fucile, usava la cosa, ma le scansioni politiche che ci hanno portato a questa situazione e la scansione politica che ci può dire che cosa possiamo ragionare oggi, va bene, che cosa possiamo dire, quali riflessioni possiamo fare proprio per trarne
come dire, delle indicazioni di linea politica o comunque di orientamento politico. Grazie Pippo, tu ci testimoni una verità che noi delle volte ne sappiamo poco, perché tutte le volte che ne sappiamo qualcosa siamo sconfortati. Quindi, però questo punto, questo passaggio va fatto. Ho tre osservazioni da fare. La prima, che sapendo, come penso ogni bresciano minimamente informato sulla strage di Brescia, quello che c'è dietro, magari sapendolo da un punto di vista prima politico e poi fattuale e poi processuale, ma comunque sapendolo, e tante cose hanno confermato le nostre riflessioni, le nostre valutazioni, il nostro partito ha aderito alla raccolta di firme contro la NATO. Quindi c'è un modulo alla cassa dove si può firmare contro la NATO. Penso che sia un passaggio fondamentale. Io personalmente ne ho straordinariamente piene le tasche, se anche si può definire questa una categoria politica, di personaggi e situazioni che intervengono costantemente ogni qualvolta si alza la testa. Secondo, tra le date che cita Pippo, c'è il 92-93. Il 92-93, le stragi del 92-93 hanno avuto un corollario eminentemente costituzionale, politico. Nel 93 si fa il referendum sulla legge elettorale e viene definitivamente licenziata la legge elettorale maggioritaria. Alcuni studiosi di non piccola levatura come Luciano Canfora ci dicono che quello è il momento, e doveva essere il 3 agosto del 93, in cui nasce la Seconda Repubblica. Cioè, tra una democrazia che riconosce come legge elettorale una legge elettorale proporzionale e una democrazia che riconosce come legge elettorale una legge maggioritaria, c'è una differenza assoluta, sono due democrazie diverse. Quella del maggioritario è uno Stato nuovo, è la Seconda Repubblica, e tutte le successive evoluzioni testimoniano questa verità. Quando si vota col maggioritario le minoranze non contano più, ed è un fattore progressivo. Progressivamente le minoranze non ci sono più, magari poi puoi arrivare al 4-5%, poi sei costretto all'alleanza, poi quando sei costretto all'alleanza devi fare le pieghe, o fai le pieghe vere e non ti riconoscono più i tuoi elettori per cui non ti votano, o fai le pieghe finte per cui sono quelli che ti hanno fatto l'alleanza con te che non ti vogliono più, per cui le minoranze scompaiono. Oggi non ci sono minoranze. I partiti dopo il 92-93 non ci sono più. Ci sono, si è buttato via il bambino, abbiamo tenuto l'acqua sporca, ci sono i centri di potere che si mantengono, i nomi rimangono tutti gli stessi, però i partiti scompaiono. E se c'era una possibilità di partecipare alla vita democratica, quella era assegnata ai partiti. Anche questo è, come dire, una conseguenza che rispetto all'impianto costituzionale comporta delle conseguenze non piccole, perché questa Costituzione è fondata sui partiti. Che dopo siano intervenuti anche studiosi di sinistra a spiegarci che questo non era necessario, anzi che era necessario cambiare, gli ultimi 20 anni ci confermano che o ci sono dei partiti o se no, vuol dire, intervenire è sostanzialmente impossibile. L'argomento della Costituente l'ha introdotto Lori Sabbiati, certo che non si fa, si cerca di fare che cosa? Si cerca di fare che cosa? Un nuovo partito comunista, anche perché poi di partiti comunisti ce ne sono stati tanti, quindi nel cambiare della storia sono cambiati anche i partiti comunisti, diverso era il partito comunista del 26 da quello del 36, da quello del 46 e poi e via andando. Perché era un partito vero e a seconda dei momenti cambiava la linea politica e cambiava i suoi assetti organizzativi.
non so quale partito si costruirà insieme ai compagni che vorranno partecipare a questa, a questa avventura. So di sicuro che se si vuole fare qualche cosa in questo paese ci vogliono dei partiti, ci vogliono i partiti comunisti che diano e che si richiamino a un protagonismo di una classe operaia che oggi non manda neanche più i figli a fare le superiori perché devono essere, sono rassegnati a fare gli operai per le prossime 50 generazioni. Ci vuole un partito che voglia affrontare le questioni che dice Pippo, che le vuole affrontare per sua costituzione, che non accetta che un busto di Mussolini compaia nel monastero di Santa Giulia soltanto perché un assessore ha avuto in quel momento, un assessore di destra ha avuto in quel momento la pensata, no? Che è stata una delle poche operazioni culturali, no? Di questo assessore, perché era una contraddizione in termini che Arcai potesse essere un assessore alla cultura, ma si deve costruire questo strumento. Poi questa è la necessità, ci si riuscirà, non ci si riuscirà, ci si prova, ci stiamo provando, con questa festa ci si prova, con questa festa, questi argomenti, questi interventi. La priorità dove va data? Va data alla politica. È ovvio che se io dico sono pacifista, facciamo un grande abbraccio collettivo, ci vogliamo tutti bene e non abbiamo mai concluso niente. Perché? Perché non è un programma politico, è un moto dell'anima che ci salva nel confessionale, sono pacifista. Se io dico sono pacifista e sono contrario alla NATO, cambia tutto, è un programma politico, è dirimente rispetto ai rapporti politici con altre forze, ha dei significati reali nei confronti della nostra storia passata e della nostra storia futura, è qualcosa che ti compromette rispetto a un indistinto politico, che definire politico è eufemismo, in cui non si parla di nulla e c'è soltanto la gestione del quotidiano attraverso questa casta diffusa, no? È abbastanza confusa. Quindi fare scelte politiche precise, come una volta si fece, io ho 25 anni personalmente che non vedo una linea politica, amerei vederla anche dai miei avversari politici, la che mia non c'è, magari sotterranea, poi vengo a sapere che ci sono uomini della CIA che hanno costruito le bombe, hanno generato, come dire, questa politica, che oggi sono collaboratori del primo ministro, cioè del presidente del consiglio, e mi chiedo, do un giudizio, tutti quanti noi diamo un giudizio su quelli che sono stati questi 20 anni e su quello che è questa realtà politica. La differenza tra oggi e 5 anni fa è che oggi c'è una chiarezza assoluta, assoluta per chi la voglia vedere. Non c'è non abbiamo delle forze che ci rappresentano poco, che sono confuse, contraddittorie, altre che fanno degli errori, no. Abbiamo quelli che vogliono vedere un programma politico che ha perso, quello dei lavoratori, e uno che ha vinto, e quello che ha vinto è al governo ed è rappresentato da delle forze politiche che oggi hanno assunto quel programma politico, quello, semplificando, padronale, atlantico, possiamo aggiungere qualche altro aggettivo, come loro punto di riferimento. Cambiare quel panorama politico è difficile, molto difficile. Sappiamo che ci sono tanti elettori che non hanno ancora voluto arrivare a questa chiarezza di lettura, non hanno il coraggio di arrivarci, primo perché non ci sono delle realtà di riferimento a cui rivolgersi, altrimenti, secondariamente perché svegliarsi significa abbandonare un sito sicuro per un altro insicuro, a loro ci si rivolge naturalmente. Però la costruzione di questa politica è una costruzione necessaria che va fatta collettivamente e che va nella direzione che indicava Pippo. Quando accadono queste cose sono cose che ci obbligano a reagire e a prendere una posizione. Diversamente siamo come uno dei tanti paesi dell'America Latina degli anni 50 in cui anche una verità statuita per cui
si spara sulla folla e si uccidono 5.000 contadini che stanno protestando, non cambia nulla nell'equilibrio, nell'immaginario, nella pratica quotidiana delle persone rassegnate. Rispetto a questa situazione, Loris, uno che è stato, possiamo dire, partigiano, non è stato partigiano, ma insomma, quanto più vicino ai partigiani abbiamo oggi in questa festa, cosa pensa che si possa fare? È una domanda non preparata, quindi... Quello che si può fare è cercare di mettere insieme, prima di tutto mettere insieme queste forze che sono ancora spezzettate, ognuno nel suo orticello, e tutti cercano di portare l'altro nel suo orticello per fare una forza unica. Bisogna smettere questa frantumazione, questa è la prima condizione, perché se non si fa questo non si va da nessuna parte, continueremo a essere il partitino di questo, di quello, di quell'altro, e la costituente che vogliamo realizzare non si farà mai. O partiamo dal presupposto che si può rinunciare. Quando si è fatta la Costituzione della Repubblica Italiana, eravamo tutti d'accordo sull'articolo 1 che è fondato sul lavoro. No, ma per dire, eravamo tutti una unica forza politica, c'erano tante forze politiche. Ho capito, però dico, se tu vuoi realizzare un intento comune su un'iniziativa, sulla Costituente, o ti metti... ti metti sul piano di ascoltare e cercare l'incontro dell'altro, magari rinunciando a qualcosa di tuo, se no siamo al punto di oggi, se abbiamo di Fondazione Comunisti, Comunisti Italiani, Comunisti di Giordano, il Partito dei Lavoratori per il Comunismo, e dove siamo? Siamo a questo punto. O superiamo questo handicap della frantumazione, che è una caratteristica della sinistra purtroppo, o superiamo questo o non andiamo da nessuna parte, questo è il punto. Questa valutazione esatta, quella che faceva Loris, è stata presa, questa valutazione esatta che faceva Loris è stata presa in esame da noi nella nostra attività politica dagli ultimi anni, esplicitamente, esattamente questa valutazione. Perché l'ovvietà è mettiamoci insieme. Il problema è l'esistere di una politica decaduta a politicismo, per cui si parla delle forze politiche e la far politica significa parlare di alcune sigle, che purtroppo sono numerose. Però sulla politica... Appunto. Questo è il punto. Costruire l'unità... Il punto è come costruire l'unità. Un conto è costruire l'unità come afflato unitario, che non convince nessuno, perché non è un contenuto l'unità. L'unità è, come dire, una necessità, ma non è un contenuto. Altro conto è avere un programma politico, porre questo programma politico con intelligenza, naturalmente, costruirlo con intelligenza, che non sia, come dire, vogliamo la luna, ma costruire questo programma politico, porlo come elemento di confronto, ricercare il dibattito su questo, però restituire dignità alla politica. Cioè, noi oggi abbiamo delle relazioni, vi faccio un esempio, adesso i compagni del centro sociale non me ne vogliono, però abbiamo una relazione politica con i compagni del centro sociale 28 maggio. Come è nata questa? Perché vogliamo fare la festa insieme e guadagnare più soldi? Non è stato così. Ci siamo trovati, abbiamo fatto delle iniziative sull'Ucraina e ci siamo trovati insieme, abbiamo fatto delle iniziative sulla NATO e ci siamo trovati insieme, ci sono state delle iniziative contro gli sfratti, ci siamo trovati insieme. A questo punto concordare politicamente su degli elementi precisi significa avere un'unità di vedute che consenta di fare una festa insieme, ma perché la priorità è la politica. Il veleno che è stato instillato attraverso la legge del maggioritario è che la politica è un problema per questo paese. Il problema è fare politica.
chi fa politica viene escluso, perché chi fa politica non vuole sporcarsi le mani, chi fa politica insomma non ha capito che bisogna fare certe pieghe, no, tu sei sempre il solito, no? E questa, la selezione di questo gruppo dirigente nazionale che governa questo paese non è venuta attraverso un dibattito politico. Durante la resistenza c'è stato un dibattito politico e c'erano fior di posizioni diverse e c'erano posizioni abissalmente diverse che hanno concordato un'unità per costruire il dettato costituzionale che abbiamo conosciuto. E tanto maggiore era la diversità, tanto maggiore era il valore che assumeva questo afflato unitario e questa Costituzione che veniva creata. Ma qua dove sono le differenze? Non ci sono neanche le differenze, eh? Le differenze sono i cognomi. Ci sono stati dei compagni che un giorno, polemizzando in questo percorso di dialogo all'interno della federazione, su questa, come dire, su questa ipotesi, l'unità, l'allargamento, il dialogo con altre forze, che sono entrate in federazione, ma tu cosa ne pensi di questo? La foto di Landini e la foto di Civati. Che ovviamente era, come dire, il problema che veniva posto dai quotidiani e dalle forze e dalla carta stampata. Questo compagni, questi non sono due programmi politici, sono due foto. Cosa devo pensarne di due foto? Quando ci sarà dietro un programma politico, ci ragioneremo come programma politico. Ma a questo punto, voglio dire, questa è la difficoltà, che ragionare di politica sembra che sia ostativo sul fare l'unità. Però quando io non ragiono di politica e faccio l'unità, primo su che cosa? Secondo, i lavoratori non è che non ci conoscono bene, ci conoscono bene. Se io faccio l'unità senza sapere da che parte si va, lo sanno che io domani mattina sono coi padroni, eh? Perché se c'è un motivo al mondo per cui io non dico dove vado, è perché non voglio sapere, non voglio fartelo sapere dove vado, perché se voglio stare contento lo dico subito. Ma se non voglio stare con te, voglio stare con qualcun altro, te lo nascondo bene. Quindi la limpidezza assoluta di questa fase politica deve essere presa come tale. Non bisogna fare politica se si vuole ragionare di assetti. Sottrarsi a questo significa andare a rivolgersi a quel 50% degli elettori che non votano mica più. E quando è che un'azienda di marketing si rivolge a una fetta di mercato come quella? Mai. Un'azienda di marketing, se vende lavatrici, si rivolge a quelli che comprano lavatrici, non si rivolge a quelli che comprano aspirapolvere. Un'azienda di marketing oggi consiglierebbe a un partito rivolgersi a quel 50% che vota. Ma quelli che oggi votano sono d'accordo con questo sistema. Il 50% che non vota è quello che toglie qualità a questa democrazia. La vogliamo cambiare, bisogna andare a prendere quelli lì. Per andare a prendere quelli lì, non posso mettermi, come dire, non, scusa Renzi, potresti darmi 5 senatori che così poi posso avere uno spazio politico per andare a rivolgermi a questo 50% che non si può fare, perché Renzi ti dice di no. Quindi ricostruire un partito comunista significa ricostruire una forza politica che quantomeno ha la percezione della necessità della sua autonomia per poter svolgere un ruolo decente per questa democrazia, nell'interesse di questa democrazia, nei due poli che sono stati illustrati qua stasera, nella sua, come dire, costituzione originaria e nella sua, come dire, necessità di rispondere a un attacco che le viene rivolto, all'attacco che le viene rivolto. Io penso che questo sia uno sforzo che non va perduto. Questa è una fase molto interessante, non è esaltante questa fase. È molto più chiara, ma non è esaltante. Sarebbe esaltante se avessimo delle prospettive di vittoria, se potessimo dire tra di noi e potessi dire a voi, guardate, c'è, dietro l'angolo c'è questa... Molto spesso ho pensato a come dovevano essere gli anni dei comunisti negli anni 20, che avevano 1500 tesserati in tutta Italia, a un certo punto quando vennero anche messi fuori legge, e non c'era orizzonte alcuno, non c'era neanche una democrazia in Europa se non oltre la Manica. L'Unione Sovietica era dopo la Polonia. Ci tocca pensare a questo nel fare politica. Con questa determinazione, con questa chiarezza,
facendo tesoro di queste affermazioni, di queste analisi. Oggi la verità processuale è una verità anch'essa che ci consegna l'assoluta verità politica, politica. Dopo che fine facciano i vari Tramonte, Mori, eccetera. Ormai poco ci interessa, perché ci interessa poco? Perché sappiamo di non avere neanche la forza oggi per poter andare a chiedere conto a Renzi di cosa possa essere il suo collaboratore speciale, va bene, il nostro rapporto con la NATO, eccetera, eccetera, eccetera. I segreti di Stato non si possono togliere, chi è che glielo va a chiedere oggi in queste condizioni? Ciò non di meno si parte da qui e la priorità va alla politica, assolutamente alla politica, e che ci sta su questo programma, bene, che peraltro va ancora costruito, ma l'orizzonte internazionale, quello da cui si partiva una volta quando si facevano le relazioni in federazione o in sezione, l'orizzonte internazionale è un orizzonte che oggi anch'esso è un po' più vario di quanto non fosse 10 anni fa. Ah, una notizia, il compagno Fidel Castro compie oggi 89 anni, quindi lo salutiamo da questo palco e da questa festa augurandogli di farne altri 89, così come la compagna Loris, voglio dire, però anche il panorama internazionale è più vario. Ci sono più esperienze a cui fare riferimento, ci sono più compagni che stanno cercando una via d'uscita, che magari sono riusciti anche a ottenere dei risultati, non siamo soli. E comunque sia, è una situazione anch'essa non esaltante, complessa, che potrebbe portare alla guerra domani, fra un anno, fra un anno e mezzo. Quindi ricostruire sulla base di una eredità politica collettiva, che ci è rimasta, che è rimasta a noi e non ad altri, perché altri l'hanno rifiutata, valorizziamola e facciamone il mandato per una esperienza politica che ricominci, e non sarà facile. Grazie. Tutto questo ragionamento assolutamente condivisibile, perlomeno nella metodologia, deve fare i conti con il sistema di comunicazione. Perché se i compagni vengono e ti fanno vedere la foto di Civati e di Landini, i compagni ti portano l'onda di comunicazione che in quel momento è stato stabilito che deve essere quella, cioè si deve parlare di quelle persone, perché cioè, tutto il sistema di comunicazione televisivo, satellitare, ormai offre una varietà di prodotti, soddisfazione di interessi di ogni genere e di ogni tipo, e frammenta la posizione, e la frammentazione continua, e quindi i messaggi sono poi studiati su dei target, e quindi su delle aree, dei gruppi politici. Poi ci sono i grandi momenti di orientamento collettivo e generale, per cui lo vediamo leggendo i giornali tranquillamente, vedendo la televisione, come alcune questioni siano sistematiche. La questione di Mori e dei processi palermitani praticamente non esiste sui giornali, il fatto lo fa perché la sua politica editoriale farà un po' di giornalismo investigativo, essere un po' off rispetto alla stampa tradizionale, qualche cosa su Repubblica, qualcosa sul Corriere. I giornalisti di una volta non esistono più. Mio amico Marco Nozza era uno dei pistaroli, cioè un gruppo di una decina di giornalisti, non di più, il cui motto era: non si fa lo scoop, si lavora, si esce insieme. E era una forza di impatto fortissima. Questo impatto fortissimo fatto, ripeto, da una pattuglia di giornalisti che erano ficcati dentro in varie testate, nazionali ovviamente, fu poi stroncato con il caso Napoletano, adesso non mi ricordo più, insomma, riguardante un documento
che era falso ma conteneva il vero, fatto pubblicare dall'Unità, e da quel momento in poi